Io mi chiamo Claudio Tipa e rappresento l'azienda Collemassari che è proprietaria anche di Grattamacco. La storia con Grattamacco inizia nel 2002 e ha un precedente. Questo precedente è che dovendomi sposare nel 2000 e avendo passione per il Grattamacco sono venuto a trovare la famiglia Meletti Cavallari, nella persona di Pier Mario e di Giorgio. E rimasi molto deluso perché l'unica possibilità che avevano è di vendermi una bottiglia di Grattamacco Rosso. Io dovevo fare un matrimonio, quindi ero un po' in imbarazzo. Comunque, comprai il Grattamacco Bianco e questo episodio rimase così nella storia di questo matrimonio e poi siamo rimasti in contatto. Ma nessuno poteva prevedere che a distanza di 2 anni poi sarebbe nata una forma di collaborazione e che poi è sfociata col fatto che abbiamo comprato Grattamacco. Ci tengo a dire che con Pier Mario Meletti Cavallari e sua moglie e suo figlio Giorgio abbiamo mantenuto attraverso gli anni un ottimo rapporto e continuiamo a vederci e questo è un buon segnale per un'azienda che è nata qui a Bolgheri e dove non va dimenticato che Grattamacco è la seconda esperienza dopo Sassicaia, perché è stata la prima azienda che, capendo che stava succedendo un fenomeno importante, ha cominciato a piantare i vitigni francesi. Quindi ricordiamoci, siamo in un'area particolarmente vocata per questi vitigni e Pier Mario lo ha inteso immediatamente e ha sempre seguito la strada che era stata tracciata. Volendo trovare degli aggettivi per parlare di Bolgheri, in effetti io ne ho trovato uno solo o perlomeno uno che ne rappresenta tanti. E quindi è armonia. Se noi guardiamo queste colline, i cipressi, il litorale, la piana, sono tutti elementi che sembrano veramente calati dal cielo per fare un posto meraviglioso. Quindi questa armonia si avverte. Il secondo elemento è quello olfattivo. Olfattivo perché chiunque viene qua non può non accorgersi di tutti questi sentori che abbiamo intorno a noi, che sono rappresentati dalla macchia, e intorno a noi ne abbiamo moltissima, dagli stessi ulivi, dalle piante, dalle vigne, da tutti questi sentori che rappresentano perfettamente Bolgheri. E poi il terzo elemento è sempre con la parola armonia, è una cosa rara, perlomeno per la mia esperienza in altri territori, è l'armonia tra i produttori, che è rara in quanto penso che il Cabernet e i vitigni francesi che sono ispirazione della DOC Bolgheri sono stati ispirati anche dai personaggi della zona francese, perché si può litigare sul mercato, si può cercare di strappare a un altro produttore, un venditore, si può cercare di entrare in un mercato al posto di un altro. Però i francesi hanno che quando si chiama in causa la denominazione sono tutti molto compatti. E questo, viva Dio, è un'altra cosa che è stata probabilmente facile o è stata importata o era innata nei personaggi che hanno animato questa doc. Il futuro di Bolgheri ovviamente è legato alla capacità dei suoi produttori. Noi abbiamo iniziato qui a Bolgheri con 10 ettari e ne abbiamo adesso 25 e crediamo di aver raggiunto un equilibrio produttivo. E deve essere un equilibrio ovviamente produttivo e che assicura qualità. La DOC non ha intenzione di crescere in modo disordinato, anzi sta crescendo quel poco che ci è stato concesso, ma nel senso di continuare la tradizione della qualità. Questa qualità la dobbiamo continuare a perseguire per il futuro e ricordandoci che la sfida è sui mercati internazionali principalmente, non dimenticandoci il mercato nazionale che rappresenta il posto dove questa cultura nasce e che non possiamo mai trascurare. E mi auguro che per il futuro questi elementi vengano rafforzati, non dobbiamo fare niente di speciale, ma certo non dobbiamo tradire questi che sono stati i principi e gli ideali che sono stati perseguiti da tutti i produttori in questi anni.